Appassionati di calcio a 5, torna l'appuntamento settimanale con Mondo Futsal. Risultati e classifiche dalla Serie A2 al campionato provinciale. Ci vediamo dopo la sigla. L'appuntamento settimanale con Mondo Futsal si rinnova a partire dal campionato di massima serie, quello della Serie A2, dove la Rapido Latina riesce ad espugnare il campo della Torino Futsal 9-6, il risultato finale che premia i nerazzurri allenati da Luca Giampaolo in attesa del big match di sabato prossimo al Pala Bianchili contro la Cascina Orte. Le doppiette di Maina e Menini, in rete anche Terenzi, Avellino, Rosati, Bacoli e Battistoni. La forza del collettivo del Latina, della Rapido Latina, che proprio sabato avrà un altro importante test. Andiamo quindi con la lettura dei risultati maturati nella nona giornata della Serie A2. Augusta batte Futsal Potenza 6-4. Pasta Piro Corigliano batte Salinis 6-2. Vittoria di misura per Fuente Lucera a danni dell'Odissea 2000 2-1. In trasferta vince la Cascina Orte 3-1 sulla Libertas Eracla. Roma Torino Futsal sconfitta in casa dalla Rapido Latina per 9-6. Il quadro dei risultati chiuso dalla vittoria del derby di Catania tra Catania e Cereale 6-1. Una classifica che vede al comando, quindi dopo la battuta di arresto, la Pasta Piro Corigliano resta con 24 punti a comando di questo raggruppamento. La Cascina Orte e Rapido Latina appaiate a 21 punti. Fuente Lucera 15, Salinis 14, Aesernia 13, 11 punti per l'Odissea 2000, Futsal Potenza 10, 9 punti per Libertas Eracla, 7 punti per Acireale, Catania 6 punti, 4 punti per Augusta, chiude il fanalino di coda Roma Torino Futsal a 3 punti. Importante il test per i nerazzurri allenati da Luca Giampaolo sabato prossimo al Pala Bianchini, quando riceveranno appunto la Cascina Orte. Da lì si potrà vedere se effettivamente il Latina riuscirà a tenere testa alla Pasta Piro Corigliano impegnato in trasferta sul campo del Potenza. Il Fuente Lucerna invece andrà ad Acireale, mentre la Roma Torino andrà a far visita al Salinis e la Aesernia si recherà sul campo dell'Odissea 2000. E dal campionato di Serie A2 ci trasferiamo a quello cadetto della Serie B, dove non arrivano buone notizie per quanto riguarda la Virtus Fondi, allenata da Paolo De Simoni, uscita sconfitta dal campo della Real Torgianese per 14-6. Real Torgianese che resta ad una lunghezza di ritardo dal Prato Linardo a 20 punti, che sabato prossimo si recherà sul campo della Futsal Isola. Andiamo a vedere con ordine il quadro dei risultati. Elmas batte ATS 5-1, a Foligno Futsal Isola espugna il campo per 4-3, l'Acquedotto batte Innova Carli Sport 4-3, pareggio tra Futsal Ossi e Sporting Lodigiani per 4-4, Prato Linardo 5-2 nei confronti della Mara Nurse, abbiamo detto della sconfitta della Virtus Fondi sul campo della Real Torgianese. Virtus Fondi che sabato prossimo riceverà l'Acquedotto proprio al palazzetto di casa. Primo punto invece in fondo alla classifica per l'Ossi San Bartolomeo. Abbandonato il campionato cadetto, ci trasferiamo a quello regionale di Serie C1, dove arriva l'importante e bella notizia soprattutto per la Gymnastic Studio, che chiude il confronto della 12ª giornata con la Lazio Calcetto per 1-1, quindi rallenta la corsa dei biancocelesti, anche se la Lazio Calcetto non lascia la testa della classifica a 28 punti.
per la 12ª giornata questi risultati: Albano Casal Torraccia 5-5, Ardenza Ciampino Atletico Ferentino 6-0, Capitolina batte la Futsal Palestrina 3-1, pareggio rocambolesco tra Circolo Tennis Euro e Mirafin 3-3. Lido di Ostia, Easy, Medi e Porsche non è stata disputata. Olympus batte Civitavecchia 7-2, chiude il quadro dei risultati la vittoria del Pomezia Laurentum ai danni dell'Atletico Civitavecchia per 5-3. Una classifica che vede al comando, come abbiamo detto, la Lazio Calcetto a 28 punti, Circolo Tennis Euro a due lunghezze di ritardo, Mirafin 25, Capitolina, Ardenza Ciampino e Olympus a 21, Gymnastic Studio Fondi a 20, Lido di Ostia 17, Civitavecchia 15, Futsal Palestrina Casal Torraccia a 14, Atletico Civitavecchia 12, Atletico Ferentino 10, 2 squadre a 7 punti, Albano e Pomezia Laurentum, e a 6 punti il fanalino di coda Isimed Porsche. Importante il test della prossima settimana per la Lazio Calcetto, quando riceverà in casa la Capitolina, e ci sarà il big match tra il Circolo Tennis Euro e Olympus, mentre la Gymnastic Studio andrà in trasferta a Civitavecchia contro l'Atletico. Nel torneo regionale di Serie C2 registriamo la prima battuta d'arresto della stagione della capolista Real Castelfontana, battuta di misura 5-4 alla Palaborelli dalla Minturno in seguitrice. Il Real Castelfontana le prova in ogni modo a recuperare il divario nella seconda frazione di gioco, a non riuscendoci. Questi il quadro dei risultati della 10ª giornata. CCP 1987 batte Vigor Cisterna 3-0. Atletico Anzio Lavinio 6-3 nei confronti del Minturno Marina. Posticipato il confronto tra Cisterna e Eagles Aprilia. Città di Latina batte Velletri 2-1. A Priverno, Anni Nuovi Ciampino batte Connect 7-3. Pontina, Futsal sconfitta in casa dal Terracina per 3-2. E proprio a proposito di Minturno Real Castelfontana, andiamo a seguire il contributo. È la sfida a cui non sono può mancare, Minturno Real Castelfontana, la capolista 27 punti del girone C affronta quest'oggi al Palaborelli l'inseguitrice, 19 punti per il Minturno allenata da Andrea Cardillo. Le squadre al centro del campo si affronteranno per la 10ª giornata del campionato regionale di Serie C2. Tutto pronto, le squadre appunto schierate al centro del campo. Manca il fischio d'inizio che arriva proprio in questo istante. Piscetta subito per il Castelfontana che smista il pallone per pochi minuti ancora, e c'è gol! Il vantaggio del Minturno! E c'è Colacicco che porta in vantaggio il Minturno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Deve fare gli straordinari perché lo disturba Giuliano Cavallo, che mette fuori il pallone. Comunque Moreira direttamente in avanti, trova Brundu, però ancora Riso, Moreira gli soffia il pallone, se ne va il Minturno, Moreira e Di Staglio in rete, raddoppio del Minturno che non si ferma sul fallo. E arriva il gol del raddoppio con Di Stasio, appena entrato Di Stasio, l'autore del raddoppio. Riso, pallone soffiato, è Pisceta adesso che se ne va verso la rete, e c'è il gol che accorcia le distanze da parte di Pisceta al 19esimo. Si può involare a rete ancora Giuliano Cavallo che recupera il pallone, adesso c'è il fallo, ancora Riso e ancora Minturno con Di Stasio, ancora Minturno in rete, Riso, Daniele Riso, ancora Minturno in gol, 25esimo del primo tempo, Daniele Riso in gol e il Minturno allunga nel risultato 3-1 verso le due panchine. Ancora Di Stasio, prova a girarsi con il destro in rete, Enrico Di Stasio, arriva il gol di Enrico Di Stasio, 28esimo. Cincato Alves, era uscito Barba,
Di Stasio per il minturno, fa tutto da solo, si invola a rete e c'è il gol! Rete! Enrico Di Stasio colpisce ancora, colpisce ancora. 18° della ripresa, tripletta personale per lui. Guiducci a riportare il Castelfontana sotto di 4 reti. Giuliano Cavallo e Chinea. Il gol al 24° di Chinea. Giuliano Cavallo all'indietro per Daniele Cavallo questa volta. Montagnolo. Montagnolo, il tiro di Montagnolo. Conclusione velenosa. 27° Saviano in porta per il Minturno. Parte il fischio e parte anche Daniele Cavallo. Il tiro e la rete. Il Real Castelfontana accorcia ancora le distanze. Riso lo spedisce fuori. Arriva la fine della gara al 32° della ripresa. Il Minturno batte il Real Castelfontana per 5-4. Proteste da parte dei giocatori del Real Castelfontana con tutta la panchina in campo. Finisce quindi la sfida della 10ª giornata qui alla Pala Borrelli. Il Minturno batte la capolista e accorcia le distanze dalla stessa a 5. Allora, siamo nel dopogara di questa importante sfida per il campionato di Serie C2. Il Real Castelfontana subisce la prima sconfitta dopo 9 giornate con il portiere Daniele Barba. Sapevate che comunque sarebbe stata una partita difficile, ma non nelle condizioni come si è giocata. Sì, certo, sapevamo che era una partita difficile perché comunque sia il Minturno ha fatto, quando ha giocato le altre partite, bene o male con le squadre che avevamo incontrato noi, ha vinto lo stesso risultato, e quindi sapevamo che era una squadra abbastanza blasonata, e poi venivamo qua a scontro diretto. Ecco, Barba, però non compromette nulla questa sconfitta, perché come ho già detto, 9 sono le vittorie, erano 8 i punti di stacco, anche se loro devono recuperare una gara, però rimane sempre questo lungo divario tra lui e voi. Lungo adesso non più, perché poi alla fine voi recuperate la partita col Velletri, in caso di vittoria ci venite a 2 punti, quindi poi alla fine dobbiamo essere bravi noi, essere concentrati adesso in poi e non sbagliare ogni partita che verrà. E purtroppo siamo un po' delusi del scontro diretto, purtroppo se avessimo vinto qui e andavamo a più 8 sarebbe stata una bella prova di forza per il campionato, diciamo. Ecco, se c'è qualcosa che non ha funzionato, ammesso che qualcosa oggi in voi non abbia funzionato, cos'è? Beh, sicuramente la testa, ci è mancata la testa, ci siamo innervositi subito, purtroppo anche l'arbitro ha sbagliato qualche giudizio, però fa parte del gioco purtroppo, e non siamo stati bravi a rimanere calmi, concentrati, e purtroppo è andata così. Il presidente della società, Daniele Di Ciaccio, buonasera. Ci ha raggiunto anche perché è giusto far annunciare, c'è proprio una chicca proprio dell'ultima ora, si aggiungerà un giocatore tra di voi proprio nelle prossime ore. Sì, peccato che non l'abbiamo fatto venire 3 giorni fa, il tesseramento è tutto ok, abbiamo ufficializzato da Silva Faria, un portoghese che giocava in Serie A in Portogallo, pertanto ci darà una grossa mano, non è escluso qualche altro colpo di mercato, ma sicuramente tra un paio di giorni l'annunceremo, adesso non lo possiamo ancora annunciare, ma ufficiosamente diciamo già l'abbiamo preso, quindi 2 giocatori di alto livello che ci daranno questa spinta finale per il giro di ritorno, insomma. Ecco, presidente, non era comunque questa la partita che vi aveva fatto capire, o meglio aveva fatto capire a più parti, che voi eravate presenti e quei punti di divario dalla capolista potevano essere recuperati? Beh, io l'ho sempre detto, il divario che si è creato è stata soltanto una mancanza nostra, perché abbiamo allestito sempre questo roster in ritardo, la squadra è di qualità, ci ho sempre creduto, l'ho dichiarato anche in settimana, io sapevo che la squadra poteva rispondere oggi con una vittoria, l'ha fatto benissimo contro una squadra degna, veramente complimenti, perché è una squadra coriacea, il Castelfontana,
Quindi siamo contenti, le decisioni arbitrali purtroppo non le discuto perché a volte ci sono arbitri che vanno contro, a volte ci vanno a favore, oggi non si può dire, dipende, insomma, quindi alla fine diciamo che ce la siamo meritata oggi la vittoria, peccato quel calo finale, insomma, giustamente avendo una rosa risicata è giusto, non avendo i cambi adatti, il calo finale ci sta tutto, però i ragazzi non hanno mollato e quindi sono veramente contento. Prima di passare al campionato provinciale con i due raggruppamenti per notare quello che è accaduto nel fine settimana, chiudiamo andando a vedere la classifica della Serie C2, dove vede al comando sempre il Real Castelfontana a 27 punti, seguono Appaiate, Minturno e Anni Nuovi Ciampino a 22 punti, Città di Minturno 18, CCP 1987, Terracina a 17 punti, Velletri 15, Eagles Aprilia 13, Atletico Anzio Lavigno 10, Connect 9, Città di Pontinia 8, Cisterna e Pontina Fuzza a 6 punti, Vigor Cisterna invece si ferma a 5 punti. La prossima settimana la capolista dovrà vedersela con il Velletri, mentre il Minturno andrà a far visita al Terracina. Ci sarà l'importante scontro tra gli Anni Nuovi Ciampino e il CCP 1987. Ed è giunto anche il momento di andare a commentare quello che è accaduto nei due raggruppamenti provinciali della provincia di Latina, ma prima è giusto e doveroso ricordare che risultati, classifiche e anche commenti potete seguirli tramite il nostro portale www.mondofutsal.net con l'ausilio anche delle immagini collegandovi con www.youtube.com/mondofutsaltv. Ed ora è il momento del raggruppamento A, dove praticamente la United Aprilia riprende la corsa dove aveva lasciato, quindi cancella la sconfitta di 7 giorni fa andando ad espugnare il campo delle Foglie di Borgo Flora. Andiamo con il quadro dei risultati. Accademia Sport batte Sporting Giovani Risorse 2-1. A Rocca Massima, vittoria esterna del Real Terracina per 4-2 con l'Atletico Rocca Massima. Vittoria in trasferta anche per la United Aprilia a Borgo Flora per 5-3. Piere 2000 Aprilia batte Latina Scalo 6-4. Real Podegora batte Real Latina 8-4. A Latina Scalo colpo esterno della Parrocchia San Giuseppe per 6-5. Colpo esterno anche per l'Antonio Palluzzi al Palacarucci, dove sconfigge la Virtus Terracina per 9-5. Prima di andare a dare lettura e uno sguardo alla classifica di questo raggruppamento, andiamo a seguire con attenzione il contributo televisivo realizzato da Tommaso Ardagna per Atletico Rocca Massima e Real Terracina. Thank you.
La classifica del girone A, quindi di Serie D, non cambia di molto, anche se poi tra l'altro non è veritiera, mancano due partite ancora da una partita tra l'altro da disputare, soprattutto quella tra Real Terracina e Virtus Latina Scalo, verrà recuperata il prossimo martedì alle ore 22, mentre sabato prossimo il campionato disputerà la nona giornata con la Virtus Latina Scalo ospite della capolista United Aprilia, quindi un testa coda. Capolista che si trova a 21 punti, seguita da 4 lunghezze dal Real Potecora, 17. Atletico Rocca Massima e Accademia Sport, Sporting Giovani Risorse a 16 punti. Antonio Palluzzi, Real Terracina 13, Latina Scalo Cimil 12, 10 punti per Real Latina, Piere 2000 Aprilia 8 punti, Parrocchia San Giuseppe a 6 punti, a 3 punti troviamo il Flora 92, la Virtus Terracina, chiude questa classifica a 0 punti la Virtus Latina Scalo. Nel quadro della prossima settimana c'è da registrare due anticipi al venerdì sera, quello tra Real Potecora e Piere 2000 Aprilia e Parrocchia San Giuseppe Virtus Terracina, mentre il quadro della giornata, della nona giornata per la precisione, si chiuderà lunedì sera con il confronto del Palabianchini tra Sporting Giovani Risorse e Atletico Rocca Massima. Nel raggruppamento del Sud Pontino non si ferma la corsa della Vis Fondi, capace di andare ad espugnare con un risultato all'inglese, praticamente il 2-0, un po' atipico per questa disciplina, vince sul campo dell'Olympus Sporting Club. Andiamo con la lettura dell'ottava giornata sempre del girone B. Atletico Maranola batte Ventotene 10-4. A Formia, Atletico Gaeta batte Formia 1905 Calcio 18-3. Old Ranch strapazza l'Atletico Sperlonga per 11-3. San Giovanni Spigno batte Tremenzuoli 8-0. Sporting Terracina, DLF Formia Calcio 12-6. Chiude il quadro dei risultati la Virtus Fondi con il Palepagnoni 4-4. La prossima settimana la Vis Fondi riceverà il Palavagnoli con quegli ospiti che tenteranno di fare il coppaccio al palazzetto di Fondi. L'incontro è fissato alle 20:30. Importante invece il test che vedrà di fronte le formazioni dell'Old Ranch e l'Atletico Gaeta con quest'ultima che ospiterà appunto in Fondani. La classifica quindi vede al comando la Vis Fondi a 19 punti ma con una gara ancora da recuperare. Old Ranch 18, Atletico Gaeta 16, anche lei deve recuperare una partita ma che non farà comunque classifica dovendo giocare proprio con il Virtus Fondi che tra l'altro disputa questo campionato fuori classifica. Atletico Maranola, Sporting Terracina a 13 punti, Olympus Sporting Club, Atletico Sperlonga 10 punti, 9 punti per San Giovanni Spigno e Tremenzuoli, Palavagnole a 7 punti, DLF Formia Calcio 5 punti, 1 punto per il Formia 1905, 0 punti invece la Ventotene, la formazione isolana di Pennacchio. Prima dei saluti ricordiamo quindi che tutto, come abbiamo già detto più volte, potete seguirlo, risultati, classifiche e commenti, curiosità su www.mondofutsal.net con l'ausilio anche delle immagini tramite youtube.com/mondofutsal.tv. Da Daniele Porcelli è tutto, io vi rinnovo la buonanotte e ci vediamo la prossima settimana.